Deborah Cacciatore e l'edicolante di Bisenti. Voi direte, vabbè, che c'è di strano? No, c'è di strano perché nella Vallata del Fino è l'unica edicola, l'unico punto dove acquistare i giornali, è così. Sì, ebbene sì. Dopo tante peripezie siamo riusciti a riportare l'edicola a Bisenti, grazie anche a mio marito che tutte le mattine va a prendere i giornali a Valvomano. Si incontra lì con il corriere che gli cede le casse e le porta qui in negozio. Quindi sentite come sono discriminati comunque a Bisenti e ai comuni dell'entroterra. Non è che li porta qui il distributore, no. Li dovete andare a prendere voi. Sì, purtroppo sì. E perché? Che vi dicono loro? Per quale motivo? È a loro che non conviene fare il giro, cioè nell'entroterra hanno tolto quasi tutto proprio per questo motivo. E di conseguenza ci ritroviamo a fare noi il sacrificio per portare il giornale a Bisenti. Senti, questo sacrificio rende? Diciamo che nel nostro piccolo, avendo diverse cose, è un di più. E quindi diciamo ci concede quel giro di persone in giusto. Più che ci fa lavorare. È vero che i giornali ormai si vendono poco, però è giusto che ci siano. E certo, anche perché diciamo c'è molta gente che adora la carta, sì. E non gli piace leggere direttamente dai cellulari o dai tablet, quindi c'è chi è ancora appassionato a questa cosa e ben venga. Bisenti mantiene una certa vivacità. Sì, penso c'è economia che, insomma. Sì, penso che nella vallata Bisenti sia quella un po' più viva, sinceramente. Sì, è viva anche perché per fortuna o per sfortuna non c'è una zona a valle che consente appunto uno spostamento delle attività che ci stanno. Non quindi si può scappare da Bisenti. Non si può scappare da Bisenti, come spesso succede in altri paesi dove il centro storico che si trova distante dalla fondovalle, cosiddetta fondovalle, i centri storici stanno morendo e le fondovalle invece si sviluppano sempre di più.